già parlato di dati importanti che riguardano l'evasione, abbiamo parlato anche di evasione che riguarda il web, ma per quanto riguarda la vostra lotta in questo momento, a che punto siamo e cosa c'è ancora da fare? Ma la Guardia di Finanza è annualmente impegnata in programmi operativi di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, nonché a tutta la criminalità economico e finanziaria. In particolare il corpo si è concentrato negli ultimi anni nel contrastare sempre più quelle forme criminali di accumulo di capitali, indipendentemente da loro fonte di origine, quindi frodi fiscali, bancarotte fraudolente, traffico di droga, quindi tutti quei reati che in pratica creano profitti. E le sacche di resistenza, dove adesso bisogna lavorare di più secondo lei? Come dicevo nel corso dell'intervento, il problema dell'evasione e dell'elusione fiscale in particolare è anche legato ad un problema di etica e di cultura dei contribuenti. Secondo lei una parola che possa descrivere il futuro? Ottimismo. La sua ormai è una storica battaglia per tassare il web, o meglio, insomma, i grossi colossi che si nascondono dietro il web. A che punto stiamo? Sì, le multinazionali del web, chiariamolo, perché anche questa storia della web tax, come ho spiegato anche oggi qui a Future Forum, è nata, non so nemmeno io perché, nel senso che la web tax è una cosa non bella da dire ed è stata spacciata all'inizio, 5 anni fa, come tentativo di tassare il web o coloro che navigavano, invece non è così, non è mai stato così, era una norma organica che pretendeva solo che le multinazionali pagassero le imposte che pagano le imprese italiane, perché se le pagano anche loro possiamo abbassarle alle imprese italiane e in generale ai contribuenti italiani. Ed era evidente 5 anni fa già che ci sarebbe stata una concentrazione di ricchezza man mano che aumentava il business attraverso il digitale. Quanto più l'economia tradizionale a cui eravamo abituati si trasformava in data economy, come abbiamo detto qui oggi, tanto più aumentava la concentrazione di ricchezza di alcuni a scapito di altri. Ed è successo sull'ambiente, sull'informazione, sul turismo, sul commercio elettronico, ed è così in tutti i campi dei diversi comparti economici. E io penso che i tempi siano, dire giusti è superfluo, siamo in ritardo secondo me di qualche anno, ora abbiamo il dovere di farlo, e c'è una discussione simile in Francia, in Germania e in Spagna. Dico semplicemente facciamolo, intanto facciamoli pagare l'IVA, perché se pagano l'IVA abbiamo un gettito molto serio che possiamo utilizzare per abbassare le imposte agli italiani. Una parola sola che secondo lei identifichi il futuro? Ma il futuro sarà straordinariamente, il futuro è sempre bello, perché ci consente di fare cose che non sono state fatte o di fare le cose che abbiamo fatto meglio. Ed è, questa è stata la caratteristica che ha consentito all'uomo di migliorare. Io dico semplicemente che non dobbiamo scoprire nulla sui valori. I valori fondanti, solidi, che hanno consentito alle società occidentali di migliorare le proprie condizioni di vita, dobbiamo tenerli ben saldi in testa. E anche se oggi c'è modernità e il futuro ci regala modernità e innovazione tecnologica, dobbiamo far sì che alcuni principi vengano sempre rispettati. Quello che a me sta più a cuore è l'equità. L'equità la garantisci se redistribuisci ricchezza, e redistribuisci ricchezza quando ci sono regole condivise. Oggi non si redistribuisce più ricchezza, è sotto gli occhi di tutti. Quindi abbiamo tutti l'illusione di star meglio, anche con i nostri smartphone. E il problema è che sono sempre meno phone e più smart. Si fanno molte più cose e la ricchezza è dematerializzata, e io dico semplicemente che non dobbiamo trovarci nella condizione di essere più allegri e più poveri. Quindi vorrei che fossimo in più allegri e tutti meno poveri e tendenzialmente un po' più ricchi. In una parola, quindi? Dico equità, perché l'equità è quella che garantisce il funzionamento delle società.